È come ritornare a casa dopo essere stati all'estero per tanto tempo. Mia sorella è talmente preoccupata che lei non è mai andata in bicicletta in vita sua, non si è mai vestita. Sono due esordi. Da ciclista si è vestita ed è venuta via con me per assistermi. Comunque io credo che alla fine di questo allenamento qualcuno di questi riusciamo a staccarlo. C'è una grande gioia a rifare le mie strade, a vedere le mie cose. Noto tutti i cambiamenti che normalmente non noto, no? Buche nuove nell'asfalto, cose che prima non notavo. E la bicicletta è questo, è come una chiave, no? Che mi ha fatto aprire una porta che magari senza di lei non sarei riuscito ad aprire. Già da ragazzino io ricordo a 12 anni, a 11 anni, prendevo la mia bicicletta e venivo senza nessuno, non mi facevo seguire da nessuno e dicevo mi vado a allenare e andavo a 40 km da casa. Per me era una cosa eccezionale, no? Poter girare, andare lontano, mentre gli altri ragazzini non potevano. Il mare è una cosa che io a 100 metri da casa ho il mare, quindi è mio, no? E invece le montagne non sono le mie. Stampelle le butti via? No, non le butto via, le ho messe in un angolo della cantina, così le teniamo lì per scaramanzia, ma non le buttiamo. Queste le prime immagini della Mercatone 1 girate oggi sulle colline vicino a Imola. I 18 atleti vestono ancora le maglie delle squadre per cui hanno corso nel 96. 9 corridori più il direttore sportivo Martinelli arrivano dalla Carrera, una squadra che ha fatto epoca. Massimo Podenzana, Traversoni, Fratelli Zberg, Pelliccioli, Siboni, Conti, Della Santa, Artunghi, Borgheresi, Barbero, Bottaro, Checchin, Dall'Olio, Garzelli, Piovaccari, Settembrini. Tutti al servizio di Marco Pantani nella Mercatone 1. Speranze e preoccupazioni dello scalatore romagnolo. Qui siamo partiti da zero e abbiamo fatto il possibile per fare il massimo. Me le sento addosso queste responsabilità, non lo nego, comunque io sono qui a lavorare per fare il possibile. Poi nella vita bisogna anche avere l'umiltà, credo, di accettare la sorte e sapere che ci sono uomini del genere in questa squadra che mi danno fiducia e che sono a disposizione. Credo che per me è sicuramente una grande soddisfazione.